grazie. Ha smaltito un po' la rabbia, perché l'episodio determinante, 3 minuti dopo il gol che avevate, con il quale avevate sbloccato un equilibrio sostanziale, vi ha molto innervosito. Credo però di poter dire che oggi non è stato il miglior Picerno, ti fa rabbia aver pareggiato su un episodio contestato. A quel punto la potevi perdere, perché poi esce a fare un gol clamoroso, e la potevi vincere, perché Sant'Arcangelo, o meglio Fumagalli, ha fatto una parata clamorosa. La domanda mi dà la possibilità di fare un ragionamento a 360 gradi abbastanza completo. Vorrei definire che cosa significa non essere il miglior Picerno, mi spiego. Sono d'accordissimo che oggi abbiamo fatto una partita non esaltata, soprattutto nei primi 45 minuti. Però non credo che sia giusto che la mia squadra, la nostra squadra, per vincere le partite deve fare diametralmente, deve raddoppiare nella qualità di gioco che ha. Oggi noi abbiamo fatto la partita che ha fatto il Messina, tirando 4 volte nello specchio della porta, a confronto di 2, compreso il calcio di rigore. A Messina ha tirato 2 volte nello specchio della porta. Al primo tempo con i Maus e il secondo tempo sul calcio di rigore, tutto il secondo tempo, ha tirato 1 sola volta nello specchio della porta. E a parità di condizioni, quando mi dici che con Brescia noi possiamo perdere la partita, noi la possiamo vincere con Sant'Arcangelo e la possiamo vincere ancora con Vitali. E non esiste il calcio di rigore. Per onestà intellettuale, io forse sono, dopo tanti anni devo cominciare forse a cambiare la mia comunicazione, che è quella di essere sempre abbastanza super partes, cercando anche di essere sempre distante dalle situazioni di gioco, ma non guardare, e invito tutti ad andare a vedere, l'ho visto 10 volte, calcio di rigore è un qualcosa di assurdo, è assurdo il calcio di rigore chiamato contro questa sera. Non esiste, non c'è nemmeno il dubbio che quello possa essere un calcio di rigore. E allora la domanda è, se hanno tirato soltanto sul calcio di rigore, noi avremmo portato a casa una partita giusta, tirando più degli altri, lavorando non benissimo, ma noi non dobbiamo fare i fiocchi sulle prestazioni per vincere le partite. Perché secondo me ci stiamo abituando soltanto a vedere un Picerno stellare sulla qualità di gioco. Il Picerno può essere anche in momenti in cui può fare le partite che quando le fa male le fa meglio degli altri. Mi prendo questo onere di dire questa cosa. Di quando giochiamo male giochiamo meglio degli altri. Invece adesso c'è questa sopraffine valutazione, non sulla risposta, è generale, lo sento, che il mugugno dopo un quarto d'ora, se non riesce ad andare in verticale, se non legge gli spazi. E allora c'è questa aspettativa, questa voglia di vedere se qua c'è una squadra che compete come gli altri, prova a fare bene, ci sono volte che fa benissimo e volte che fa bene. Il problema è che quando facciamo benissimo sembra la normalità, quando facciamo come gli altri sembra che facciamo male. E questa cosa ovviamente non ci deve pesare, si vede che siamo chiamati a fare questo, devo dire che ci reputano forti davvero. Ci portiamo a casa anche quest'oggi un pareggio, però ho sentito per molto meno lamentarsi i colleghi per un tipo di rigore chiamato in questo modo. E tra l'altro mi va anche di rispolverare quello che è successo domenica scorsa. Domenica scorsa si è parlato soltanto della rimonta subita. La rimonta subita inizia con un calcio di rigore inesistente che va sul fianco di De Ciancio e ci chiamano un calcio di rigore. Ma abbiamo posto l'attenzione tutta la settimana sul fatto che veniamo recuperati, ma se veniamo recuperati irregolarmente c'è qualcosa che non funziona. Noi continueremo a lavorare sodo per cercare di essere sempre al massimo, però all'interno di una stagione non si può essere sempre al massimo. Comunque permettimi, ti fa onore il fatto di che la gente si aspetta di vedere un buon Picerno, perché in questo periodo e anche l'anno scorso hai sempre dato dimostrazione di sapere, di avere una squadra che sa giocare a calcio, per cui capisco che dopo un quarto d'ora la gente magari storce un po' il naso, perché forse ne è abituati diversamente. E poi comunque, per quanto diciamo qualcuno si lamenta, oggi ha il capocannoniere della Serie C, e non è che Jacopo, che è uno che ultimamente non ha segnato molto, fa 9 gol in 8 partite, almeno 9 volte partirà. Questo sto dicendo.
Perciò io vedo il bicchiere mezzo pieno. No, ma io figurati, sono, come dire, mi dispiace perché so il valore dei ragazzi, la loro disponibilità, la loro abnegazione, riescono a sopperire sempre. Noi non ci siamo mai arroccati in 2 anni in questa gestione. Gli alibi non ce li siamo mai precostituiti e nemmeno mai ci siamo lamentati, però adesso cominciano ad essere un po' troppe le situazioni, se volete ve le racconto. Rigore ed espulsione non chiamato contro il Sorrento, che è assurdo, va bene, c'è l'arbitro, abbiamo detto alla fine che ci siamo lamentati giustamente del pareggio. Domenica scorsa abbiamo subito un'ingiustizia, ci pareggiano in un campo come quello di Benevento, oggi c'è qualcosa di clamoroso, vuol dire che dobbiamo, attraverso le prestazioni, migliorarci e provare a fare sempre il meglio possibile. Buonasera mister, Carmine Albanese, Radio Potenza Centrale. Lei all'inizio ha parlato delle difficoltà nel primo tempo, dovute probabilmente anche al pressing alto del Messina e poi la sostituzione al padrone di Cristofaro. Forse De Cristofaro era rimasto anche condizionato al cartellino giallo preso all'inizio della partita. Albanese, anche questa domanda è molto pertinente a quello che il gioco era. In realtà la scelta di Manuele sottopunta era una scelta anche di gestire le forze a disposizione, nel senso Diego arrivava al Badoro, arrivava da un lungo periodo di stop, si era fatto male, come ricordate tutti, mi sembra il primo tempo con il proprio col Sorrento, se non ricordo male, e provarlo per 90 minuti sarebbe stato un po' difficoltoso. E la stessa cosa valeva per Esposito, non avendo a disposizione Maiorino, non avendo a disposizione Ceccarelli, avendo i giovani ovviamente sulla quella corsia, ho optato per un primo tempo laddove Manuela era un po' sgravato dai ripiegamenti sui loro terzini. E tendenzialmente poi questo l'abbiamo fatto molto bene, perché palla all'interno dell'area di rigore non ce ne sono stati, forse abbiamo sofferto nel primo tempo 2 piazzati, nel secondo tempo siamo andati molto meglio anche sulla difesa dei loro piazzati. Quando ovviamente ci siamo schierati con Manuel in una posizione più aperta che puntava, come ha fatto Pablo, e Diego sotto punta, sicuramente il valore della squadra è venuto fuori, però è un po' è un lavoro tendenzialmente per cercare di recuperare bene le energie. Antonio ha fatto una partita spettacolare domenica scorsa, secondo me il migliore in campo, con grande valore rispetto alla partita. Il cartellino giallo mi ha portato, poiché volevo fare una scelta un attimino più offensiva, a optare per sostituire.